quello che esiste veramente. Fanno come se si venisse all'ospedale solo per guarire, mentre ci si viene anche per morire. Hai ragione, Oscar. E credo che si commetta lo stesso errore con la vita. Dimentichiamo che la vita è fragile, variabile, effimera. Facciamo tutti finta di essere immortali. È fallita la mia operazione, nonna Rosa? Io non ti ho detto nulla, naturalmente. Me lo giuri? Giuro. E se scrivessi addio, Oscar? Ah, no. Non lei, nonna Rosa. Cosa, non io? Non lei. Credevo che non fosse bugiarda. Ma non ti dico bugie. E allora perché mi parla di Dio? Mi hanno già raccontato la frottola di Babbo Natale una volta e basta. Oscar, non c'è alcun rapporto tra Dio e Babbo Natale. Sì, è la stessa cosa. Immagini che io, una ex lottatrice di catch con 160 tornei vinti su 165, di cui 43 per KO, possa credere per un attimo a Babbo Natale. No. Beh, io non credo a Babbo Natale, ma credo in Dio. E perché dovresti credere a Dio? Ti sentiresti meno solo. Meno solo con qualcuno che non esiste. Fallo esistere. Ogni volta che crederai in Lui, esisterà un po' di più. Se persisti, esisterà completamente. Allora ti farà del bene. E che cosa posso scrivergli? Confidagli i tuoi pensieri. I pensieri che non dici sono pensieri che pesano, si incrostano. Diventerai una discarica di vecchi pensieri che puzzano se non parli. Ok. E poi, addio, puoi domandare una cosa al giorno. Attenzione però, una sola. È una nullità il suo Dio, donna Rosa. Aladdino aveva diritto a 3 desideri con il genio della lampada. Un desiderio al giorno è meglio di 3 in una vita, no? Allora posso ordinarmi di tutto! Giocattoli, caramelle, un'auto! No, Oscar, Dio non è Babbo Natale. Puoi domandare solo cose dello spirito, come del coraggio, della pazienza, dei chiarimenti. E puoi anche suggerirgli dei favori per gli altri. Nonna Rosa, un desiderio al giorno me lo tengo per me. Allora, ecco, Dio, in occasione di questa prima lettera mi piacerebbe chiederti un chiarimento. Guarirò? Rispondimi sì o no, non è molto complesso. Sì o no? Ti basterà fare una crocetta su sì o su no. A domani. Baci. Oscar. A proposito, Dio, non ho il tuo indirizzo. Come faccio? Quando ho compiuto 5
ho guadagnato in coscienza. Stasera avrò 10 anni ed è arrivata la ragione. Caro Dio, mi chiamo Oscar, ho 10 anni. Ho appiccato il fuoco al gatto, al cane, alla casa e credo persino di aver arrostito i pesci rossi. Ed è la prima lettera che ti scrivo perché finora, a causa dei miei studi, non ho avuto molto tempo. Ah, ti avverto subito, Io detesto scrivere. Bisogna davvero che ci sia obbligato. Perché scrivere è una bugia che avvelisce la realtà, una cosa da adulti. Vuoi la prova? Prendi l'inizio della mia lettera. Mi chiamo Oscar, ho 10 anni, ho appiccato il fuoco. Avrei potuto esordire dicendo: mi chiamo Testa d'Uovo, dimostro 7 anni, vivo all'ospedale a causa del cancro e non ti ho mai rivolto la parola perché non credo nemmeno che tu esista. Beh, se ti avessi scritto una roba del genere, tu ti interesseresti meno a me. E io ho bisogno che ti interessi. L'ospedale è un posto strasimpatico, con un mucchio di giocattoli ed amichetti sempre disponibili, come bacon, Einstein e popcorn. L'ospedale è un posto gradevole se sei un malato gradito. Io non faccio più piacere. Da quando sono stato sottoposto al trapianto di midollo osseo sento proprio che non faccio più piacere. La mattina, quando il dottor Düsseldorf mi visita, è come se avessi commesso un errore. Eppure sono stato bravo. Mi sono lasciato addormentare, ho sentito male senza gridare, ho preso tutte le medicine. Certe volte mi viene voglia di dirgli che è stato lui a sbagliare l'operazione. Ho capito che sono diventato un cattivo malato. Un malato che impedisce di credere che la medicina sia straordinaria. Adesso tutto il piano, le infermiere, le donne delle pulizie mi guardano allo stesso modo. Hanno l'aria triste. Non sorridono più come prima. Solo Nonna Rosa non è cambiata. Nonna Rosa non te la presento, Dio. È una tua buona amica. Visto che è stata lei a dirmi di scriverti. Però devi fare un piccolo sforzo per capire di chi parlo. Tra le signore in camice rosa che vengono a passare del tempo con i bambini malati è la più vecchia di tutte. Quanti anni ha Nonna Rosa? È scaduta come lo yogurt. Che mestiere faceva? Lottatrice di catch. La soprannominavano la strangolatrice. Dio, se con tutti questi indizi non indovini chi è Nonna Rosa, allora devi smettere di essere Dio e andare in pensione. Dunque, il mio trapianto ha molto deluso qui e anche la mia chemio. Adesso sembra che i medici non sappiano più che cosa proporre. Ne ho parlato con il mio amico Bacon. Lo chiamiamo Bacon perché gli si addice proprio, visto che è un grande ustionato. Gli ho detto: ma perché non mi dicono semplicemente che morirò? Bacon ha fatto come tutti in quell'ospedale. È diventato sordo. Se dici morire in un ospedale, nessuno sente. A domani. Baci. Oscar. Talvolta schiaccio dei pisolini a causa delle cure, ma se mi trovi addormentato non esitare a svegliarmi. Sarebbe stupido mancare ad un tuo appuntamento per così poco, no? Caro Dio, oggi ho vissuto la mia adolescenza e non è andato tutto liscio. Ho avuto un sacco di noie con i miei amici, con i miei genitori, tutto a causa delle ragazze. La pubertà. Grazie tante, una volta solo può bastare. Mi sono stancato e ho dormito. Al mio risveglio Nonna Rosa c'era. Mi ha raccontato i suoi combattimenti contro una lottatrice belga. La sua arma più potente era l'alito! Nonna Rosa, per sconfiggerlo, ha dovuto indossare un passamontagna e impregnarlo di lavanda. Nel catch si vince con i muscoli.
del cervello. Che ti piace di più, Oscar, qui all'ospedale? Bacon, Einstein e popcorn. E fra le ragazze? Peggy Blu, la bambina blu, è della penultima stanza in fondo al corridoio. Sorride gentilmente e non parla quasi mai. Ha una malattia complicata, la sindrome del bambino blu. Un problema di sangue che rende tutta la pelle azzurrognola. È in attesa di un'operazione che la renderà rosa. Io la trovo bellissima in blu. Glielo hai detto? Ma non so nemmeno se sa che esisto. Con la testa che ho, dovrebbe apprezzare gli extraterrestri. E io ti trovo molto bello, Oscar. Che cosa provi per lei? Ho voglia di proteggerla dai fantasmi. Tutte le notti ci svegliano e non si sa perché. Peggy la sento spesso gridare la notte. Mi piacerebbe molto proteggerla. Quanti anni hai, Oscar? Non lo so, che ore sono? Le 10. Vai per i 15 anni. Non credi che sia ora di avere il coraggio dei tuoi sentimenti? Dietro sento arrivare Popcorn che mi dice: ehi, baci piano, testa d'uomo! Se vuoi una ragazza, prendi Sandrine. Peggy è zona proibita, ero qui prima di te. Se non sei convinto, possiamo batterci. Me ne sono andato nella sala dei giochi. C'era Sandrine, è leucemica come me, e la chiamano la cinese perché porta sempre una parrucca nera dei capelli dritti che la fa somigliare ad una cinese. Mi guarda e con la gomma americana in bocca mi dice: puoi baciarmi? Sono sicura che non l'hai mai fatto. A 15 anni l'ho già fatto parecchie volte, per assicurarti. Non ho modo di tirarmi indietro. Devo essere un uomo. La bacio. Non riesco più a staccarmi. Tutto il tratto mi infila la sua gomma americana in bocca e io l'ho mandata giù.
20 anni passati. Le cose che prima mi disgustavano, i baci, le carezze, beh, alla fin fine mi sono piaciuti. È buffo come si cambia, no? Ma che buono, c'è solo una cosa che non abbiamo fatto. Il bacio lingua in bocca. Peggy aveva paura di essere incinta. Nonna Rosa, è dura la vita tra i 20 e i 25 anni. Si esce la sera, si fa la bella vita e poi di colpo, ecco fatto, mi sono sposato. È successo stanotte, verso l'una del mattino. Mi sono alzato, ho visto Peggy seduta sul letto che mi guardava. Sono salito sul letto anch'io. Quasi nudo.
magro, sulla tua croce. Mi sono sentito rivoltare. Se fossi Dio, io come te, non mi sarei lasciato ridurre in quel modo. Oscar, a chi ti senti più vicino? A un Dio che non prova niente? O a un Dio che soffre? A quello che soffre, ovviamente. Ma se fossi Dio, se fossi Lui, se come Lui avessi mezzi, avrei evitato di soffrire. Nessuno può evitare di soffrire. Né Dio, né tu, né i tuoi genitori, né io. Oscar, la sofferenza fisica la si subisce, la sofferenza morale la si sceglie. Le persone temono di morire perché hanno paura di soffrire. Chiesa con Dio. Niente desideri oggi, così ti riposerai.
Ho da 40-50 anni e ho fatto solo delle fesserie. La cinese è andata a spifferare a Betty che l'avevo baciata sulla bocca. Perché ha detto che fra me e lei era finita. Io ho detto che con la cinese era stato solo un errore di gioventù, ma Betty ha tenuto duro. Non so che cosa mi abbia preso mamma Rosa. Gli uomini sono così. Tra i 45 e i 50 anni hanno bisogno di essere rassicurati. Verificano di poter piacere anche ad altre donne oltre a colei che amano. Sarà normale, ma che del tutto idiota, no? Eh sì, del tutto normale che sia idiota. Chi ami? Peggy, sono Peggy! Allora vai a dirglielo. Una giovane coppia è fragile, ma bisogna battersi per conservarla. Domani Dio è Natale. Non mi ero mai reso conto che fosse il tuo compleanno. Fai in modo che mi riconcili con Peggy, perché non so se sia per questo, ma sono molto triste stasera e sento che non ho più alcun coraggio. A domani. Baci. Oscar. A proposito, Dio, adesso che siamo amici, che cosa vuoi che ti regali per il tuo compleanno? Dimenticavo che anche voi un giorno morirete.
ci crederai, ma abbiamo trascorso una stupenda serata di Natale. A proposito, mi stavo per scordare. Buon compleanno, Dio! Oscar, sai che per Natale hai fatto uno stupendo regalo di compleanno a Dio? Cioè non la rosa? Aver fatto pace con i tuoi genitori. A domani. Baci. Oscar. Dimenticavo il mio desiderio. Che i miei genitori restino sempre come stasera. E addio. Ho da 70 a 80 anni e ho molto riflettuto. Ho usato il regalo natalizio di nonna Rosa. Una pianta del Sahara che vive tutta la sua vita in un giorno solo. È piuttosto gracile e stremizzita. Non ha nulla di un baobab. Ma ha fatto valorosamente tutto il suo lavoro di pianta. L'abbiamo innaffiata stamattina alle 7. Nonna Rosa, i miei genitori ed io. E ho potuto osservare tutta la sua esistenza. E ha fatto tutto il suo lavoro davanti a noi in una giornata senza fermarsi mai. Poi ho letto a lungo il dizionario medico e ho cercato le parole che mi interessavano. Vita, morte, fede, Dio. Non c'erano. A te farà piacere che tu, cioè Dio, non sei una malattia. Ho l'impressione che nel dizionario medico non ci siano le parole che ci riguardano tutti. La vita, la morte, la fede, Dio. Oscar, le domande vere rimangono domande, un mistero. Sono solo le domande senza interesse ad avere una risposta definitiva. Quello che penso io non è Rosa. È che l'unica soluzione per la vita sia vivere. Dio, continua ad aspettare la tua visita. Vieni, non esitare, vieni. Anche se non ho molta gente intorno in questo momento, mi farebbe davvero piacere. Perché è partita.
tornato dai suoi genitori. Non sono stupido. So benissimo che non la rivedrò mai più. Abbiamo passato la nostra vita insieme. Becky ed io. E adesso mi ritrovo solo. E stanco. In questo letto. Che brutta cosa invecchiare. Dio, oggi non ti voglio più bene. A domani. Baci. Oscar. Oscar.
Oscar è morto. Sarò sempre una signora in rosa, ma non sarò più Mona Rosa. Lo ero soltanto per Oscar. Si è spento stamattina, nella mezz'ora in cui i suoi genitori ed io siamo usciti per prendere un caffè. Lo ha fatto senza di noi. Penso che abbia scelto quel momento per non disturbare. Ho il cuore grosso, ho il cuore pesante. Oscar mi abita e non posso scacciarlo. Grazie a Dio per avermi fatto conoscere Oscar. Mi ha aiutato a credere in te. Oscar, mi hai donato tanto amore che ne avrò per tutti gli anni a venire. A presto, nonna Rosa. Solo Dio ha il diritto di svegliarmi. Thank you.
Vorrei provare un soggiorno prima di perdere tutte le energie. Tutto questo spettacolo è stato creato e con tanto amore, con tanta passione, con tanta dedizione da Andrea Frati. In questo momento è... tant'è che il teatro, questo teatro è diventata la nostra seconda casa e ha coinvolto tantissime persone. Voi vedete soltanto noi sul palco, ma dietro ci sono tantissime persone, tantissimi ragazzi soprattutto, che hanno lavorato e si sono impegnati per far sì che questo spettacolo si realizzasse al meglio, e tutto questo grazie al suo, alla sua passione, alla sua voglia di trasmettere questo amore per il teatro incredibile. Io sono leggermente emozionata, quindi non riesco ad andare avanti. Ma dopo le prime 10 note all'inizio dello spettacolo mi è venuta in mente una frase di Gigi Proietti, che per definire il teatro disse in un sonetto: benvenuti a teatro, dove tutto è finto ma niente è falso. Questa non è una camera d'ospedale, questo è un palcoscenico, e quella non è la cappella oltre il braccio, è una seggiola, diciamoci la verità. E questa è la finzione. Poi c'è la realtà, c'è la verità, che sono le emozioni che questa sera mi avete regalato e avete regalato a tutti voi. Grazie mille. La Daniela Rosa è uno di quei libri che mia moglie tutte le volte che spolvera il comodino sposta. È un libro che è entrato in casa mia e si è appoggiato sul mio comodino 10-15 anni fa più o meno. È sempre stato un sogno che nel tempo ho condiviso con Giulia, ma non veniva mai in momento per. Perché ogni parola di quel testo va curata, carezzata, capita e soprattutto letta restando in silenzio. Poi la vita purtroppo fa sì che noi si incontri sul nostro cammino dei momenti drammatici, dei momenti che io definisco anche disumani. Quando Gabriele purtroppo ci ha lasciati, tornando a casa, ho trovato Oscar sul comodino. Ho sentito Giulia e abbiamo detto: Oscar sarà uno dei nostri prossimi spettacoli. Quest'anno ce l'abbiamo fatta. Lo dedichiamo. Lo dedichiamo al nostro amico Gabriele. E siccome da quel drammatico evento è nata un'esperienza positiva, un'esperienza che ha seminato e semina speranza, io ho visto che c'erano, se la sentono e lo vogliono, ci sono Davide e Michela, i genitori di Gabriele, se uno dei due venisse a ringraziare questo pubblico che è qui per dedicare la loro vicinanza a voi e il loro saluto a Gabriele. Un po' in tanti si fa fatica a muoversi, è vero.
prezioso e non mi aspettavo di dover dire qualcosa. Sicuramente quello che mi ha colpito di, che diceva appunto Andrea, è come la vita, la cosa bella della vita è che va vissuta e non ci sono altri commenti da fare. Quello che diceva anche Oscar è quello che tanti che ci sono vicini continuano a ricordarci e è l'unico modo che abbiamo per vivere e per onorare noi stessi, Dio e la vita stessa, la vita. Ringrazio io. Innanzitutto chi ci ha ospitati? La parrocchia del Beato Palazzolo, il parroco Don Ermanno e Don Stefano, che io lo dico sempre, si fidano un gran tanto di noi e ci danno carta bianca per fare questa che è la nostra passione. Quindi grazie mille a loro. Poi volevo ringraziare, avete visto dei ragazzi sorridenti all'ingresso in sala? Sono i ragazzi che fanno parte di un laboratorio teatrale che abbiamo messo in cantiere dall'anno scorso e il laboratorio ha un titolo che per i ragazzi è importante: Adesso parlo io. E questa sera hanno voluto fare teatro attraverso l'accoglienza del pubblico in sala. Poi ringrazio chi si è dato da fare per le scenografie. Hanno tutti insieme credo meno della mia età e sono Annalisa Manenti, Andrea Arzo, che non so con l'influenza se è riuscito a esserci stasera, ma non ce l'ha fatta. Comunque ringraziamo tantissimo. E Andrea Longo, che non so se avesse anche lui l'influenza, perché sono molto amici, quindi l'audio è stato curato da Alessandro Fagian per tutti i casi. Le luci da una persona che conosco, potrei dire da una vita, Luca Frati. E dal nostro amico Aldo La Gala, che stasera sono non esserci, ma ringrazio calorosamente. Io ho pochissima memoria, cioè quando ci troviamo la sera prima, la sera dopo non ricordo più che cosa ho detto dal punto di vista registico e quant'altro. Se non ci fosse stata Greta Mozzi a ricordarmi tutte le cose che ho detto la sera prima, questo spettacolo non ci sarebbe mai stato. E poi vorrei ringraziare Eric Emanuel Schmidt, che è l'autore del testo, che ha avuto veramente un supporto e una riscrittura, se vogliamo, in una chiave diversa, in una forma artistica diversa, da quel grandissimo maestro ed amico che è Alberto Forino. Ed ora ho il piacere di presentarvi Thank You Blue, Elisa Bozzi. Nonna Rosa, Laura Galletti. Colei che in questi anni, ogni qualvolta le ho detto, avrei in mente uno spettacolo, mi ha sempre risposto, quando cominciamo le prove, questa sera per voi Oscar, Giulia Cacciari.
Gentilmente, mentre Alessandro va a accendere le luci della sala, vorrei... a noi piacerebbe molto... Lo spettacolo è stato breve. Non era necessario fosse più lungo. Io lo garantisco, credetemi sulla parola. E a noi piacerebbe adesso veramente molto dialogare un po' con voi e capire se... Mentre vedo che sta arrivando... Dicevo, piacerebbe molto dialogare un poco con voi e capire se le emozioni che abbiamo cercato di mettere in scena in parte, in minima parte o tutte, sono arrivate. Ci farebbe veramente molto piacere. Quindi vi invito a venire. Grazie Davide. Minuto con noi, tre minuti loro sono pronte, cambiano abito molto velocemente. Se vi approcciate al bar, un bicchiere di qualcosa c'è per tutti e ci farebbe veramente molto 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 piacere. Grazie di essere stati con noi, buonanotte.